che la più grande magia è stata quella di riuscire a lavorare in gruppo con nuove persone, facendo nuove esperienze. Siamo stati un'equipe, un gruppo, quindi questo lavoro è perfetto perché ognuno ha dato qualcosa di sé, cioè ognuno ha dato la propria idea. Non mi sono sentita disabile, mi sono sentita normodotata. 700 volti, tanti racconti, alcuni strappano un sorriso, altri fanno emozionare. Settecento ragazzi sono arrivati allo Biol di Firenze da ogni angolo della Toscana sabato 9 maggio per raccontare in prima persona le loro emozioni. Durante l'ultimo anno scolastico sono stati i protagonisti dei progetti di Noi con gli Altri, promossi da Unicop Firenze, coinvolgendo le associazioni del territorio e le cooperative sociali. A volte per imparare le cose bisogna sedersi a un tavolo e studiare e saperle. A volte per saper essere bisogna uscire fuori, mescolarsi con gli altri, avere paura, provare dei desideri e provare a vedere se si trova una strada da percorrere, magari tutti insieme. Per crescere bisogna mettersi in gioco, abbattere i muri che ci dividono dall'altro, da chi consideriamo straniero ma anche dal compagno di banco che sentiamo così lontano. Da Arezzo a Siena, da Firenze a Pistoia, loro l'hanno fatto. Vediamo come. Tra i ragazzi del liceo Pier della Francesca di Arezzo e i giovani diversamente abili del centro CLA è nata un'amicizia mentre insieme costruivano un mosaico per la chiesa dell'Indicatore alle porte della città, destinato a diventare il più grande d'Europa. Gli studenti dell'Istituto Caselli di Siena hanno passato un weekend in barca a vela insieme a coetanei diversamente abili, imparando qualcosa che non si può studiare sui libri. È un posto piccolo in cui ci ritrova in 6-7 persone a stare tutti i giorni insieme, abbiamo cucinato insieme, ci siamo ritrovati lì a vivere come una vera famiglia, ci siamo ritrovati a comunque sia collaborare per trovare una via d'uscita per quei problemi che magari si trovano tutti i giorni. Viaggi, spettacoli teatrali, piccole opere d'arte e installazioni, tante esperienze, tanti linguaggi diversi per lanciare un unico messaggio. Vogliamo provare a sostituire un po' di questi io che sono molto presenti nelle nostre vite, tutti hanno la possibilità di fare delle esperienze molto individuali. Queste sono esperienze che vogliamo donare ai ragazzi in modo collettivo. Gli studenti del liceo Colonna di Arezzo hanno scoperto cosa per loro vuol dire la bellezza con un laboratorio teatrale. La bellezza è un viaggio, un amico con cui condividere un bel momento. I giovani del liceo Maggiotti di Montevarchi, partendo da un libro, hanno dato vita alle pagine con parole e creazioni artistiche. I ragazzi dell'ITC Aldo Capitini di Agliana si sono impegnati in prima persona per sostenere il villaggio di Fontem in Camerun, con cui è gemellata la loro scuola. Insieme per crescere. In questo percorso ci sono viaggi che cambiano la vita, come quello compiuto dai ragazzi del liceo Varchi di Montevarchi, arrivati fino ai luoghi dell'orrore nazista in Polonia. E tutti nella loro vita dovrebbero fare almeno un viaggio del genere, perché è un'esperienza che ti cambia profondamente. Quindi penso che io sono tornata profondamente cambiata, così come tutti gli altri miei compagni di classe. Gli studenti del liceo scientifico Gramsci di Firenze hanno invece viaggiato verso sud fino a Polistena in Calabria per lavorare sui campi confiscati alla mafia e dal loro viaggio è nata anche una canzone. Insieme è possibile liberare i pensieri, no, non datemi mai, datemi esempio. C'è anche chi ha passato 6 giorni nel bosco, nel Green Energy Camp di Palazzolo sul Senio, scoprendo che solo con il lavoro di squadra si risolvono i problemi. La collaborazione innanzitutto è veramente tutto, perché da sola non ce la faresti mai. Lo rifaresti? Sì, sì, altre 1000 volte. E poi c'è il viaggio dell'Istituto Marconi di Siena fino a Rondine, la cittadella della pace nell'Aretino, dove sotto uno stesso tetto studiano ragazzi che arrivano da paesi in conflitto. Abbiamo imparato che i conflitti
alla fine se non si affrontano non si possono mai risolvere, non si possono mai capire. È stato parecchio bello vedere che questi ragazzi diciamo dormivano sotto lo stesso tetto, mangiavano insieme, facevano tutte le cose insieme, anche se magari noi lo vediamo come una cosa di nemicizia o cose del genere. E in verità non è così, è una cosa magnifica. Non è la rosa, non è il tulipano che ti fa veglia. Dentro l'Obiol le esperienze a confronto, fuori i colori dei giovani graffitari. Bombolette, spray e creatività per i ragazzi dell'Istituto Virgilio di Empoli che durante l'anno scolastico hanno conosciuto da vicino la street art. È un impegno, fare graffiti è un impegno. Ci vuole dedizione, ti ci devi mettere e cercare di migliorarti sempre. Non ti devi mai fermare il primo. E i semi lasciati sul terreno nel corso di questi anni da noi con gli altri hanno fatto fiorire le idee, dando impulso ad associazioni che ancora oggi sono attive come Coltiviamo la Vita. Dall'esperienza maturata in Kenya ha creato un progetto per riqualificare una piazza di Firenze, Piazza Leopoldo. Sul palco, nel bosco, in viaggio e nelle piazze, una lunga maratona allo Biol di Firenze per conoscere che semi hanno lasciato le proposte educative di noi con gli altri. La grande festa non poteva che finire con un grande ballo collettivo insieme ai volti simbolo di Dinamo Camp.